Ogni messa inizia con i riti iniziali, ce lo siamo già detti, e del resto riti iniziali ci fa capire che sono all'inizio. Ne abbiamo già visti due, il canto e il segno di croce, ma ora dobbiamo procedere andando un po' più avanti. Parlando di che cosa? Beh, del rito iniziale chiamato atto penitenziale. È quel rito attraverso cui noi ci facciamo belli. Quando andiamo a qualche appuntamento, curiamo sempre la nostra condizione, il nostro aspetto, la nostra pettinatura, il nostro vestito. Stessa cosa alla presenza del Signore, noi chiediamo perdono dei nostri peccati, cioè ci togliamo un po' la polvere di dosso, in modo che possiamo incontrare Gesù in piena bellezza. Non significa dire che siamo le persone peggiori del mondo, ma che ci teniamo tantissimo a colui che è davanti a noi, cioè il Signore. L'atto penitenziale si fa con il confesso e dicendo tre volte il Signore pietà. E poi, e dopo questo, c'è un'esplosione di gioia con il Gloria, che è un canto davvero di gioia, che nasce dal sapere che il Signore è davvero grande e noi siamo fatti da Lui, e quindi anche noi siamo grandi. Farlo il Gloria dopo l'atto penitenziale e anche gioire nel sapere quanto è grande la misericordia di Dio verso i suoi figli. E infine la parte dei riti iniziali si conclude con una preghiera chiamata colletta, cioè che raccoglie tutte le preghiere. La fa il sacerdote raccogliendo, dopo un piccolo istante di silenzio che introduce dicendo preghiamo, tutte le preghiere che sono nel cuore dei cristiani presenti in quella chiesa, in tutte le chiese del mondo e in tutto il mondo, di tutti i cristiani che stanno pregando. Infatti, in ogni messa noi non andiamo per conto nostro, ma siamo e preghiamo insieme.